Gentili telespettatori, buonasera qui dall'Imbiant degli Sportivi dell'Incoronata. Siamo qui per vedere tutti insieme l'incontro valevole per il campionato di Serie C nazionale tra il Sulmona Rugby e il Pescara. Ecco, vediamo il saluto delle due squadre. Perfetto, cominciamo bene oggi con questo grande urlo. Nino, cosa dici? Speriamo che sembra l'urlo, sembra bene all'iniziale, ma vediamo che succede. Adesso cominciano loro. Sì, palla d'inizio, calcio inizio per il Pescara. Pescara che oggi praticamente è una partita importante, c'è queste due compagini sul campo dove si disputano ormai una posizione centrale del campionato. È una partita alla portata, diciamo. Ecco che c'è un minuto di silenzio. Sì. Bene, c'è un silenzio tombale qui sull'impianto, con questa immagine verde al centro della Valle Peligna. Perché il minuto di silenzio, Nino? Per il femminicidio Ecco. Ah, bene. su tutti i campi, da ieri e oggi, su tutti i campi sportivi. Quindi è stato praticamente deciso dalla federazione direttamente. Bene, finito il minuto di silenzio, c'è quindi il calcio d'inizio. Vediamo i ragazzi molto gasati per questo incontro. Si viene quindi da un turno precedente dove il Sulmona ha giocato sul campo del Paganica e è ricevuto da una sonora sconfitta da parte della capolista del campionato del Paganica Rugby. Oggi invece qui sui campi dell'Incoronata disputa un incontro contro il Pescara che ha lo stesso punteggio in classifica, 4 punti come il Sulmona, e c'è subito un calcio di punizione fischiato dall'arbitro, probabilmente per una posizione di fuorigioco. Era su un avanti, c'era una posizione di fuorigioco, però il primo fallo era un avanti, quindi doveva dare, secondo me doveva dare l'avanti, quindi si va a ripartire con una mischia. Invece lui ha optato per un calcio di punizione perché insomma, ha punito il fuorigioco. Eh sì, il Pescara ne approfitta subito per un calcio di punizione. Vediamo cosa fa il 10. È un buon calcio che riesce, c'entra i pali. Quindi il Pescara si porta subito all'inizio, nei primi minuti della partita, sul punteggio del 3-0. Quindi una bella sveglia, diciamo, così a freddo. Comunque non vuol dire niente, c'è semplicemente 3 punti, il rugby, diciamo, risolvibile. Speriamo che i ragazzi adesso reagiscono immediatamente. Lo vediamo subito dalla prima azione, c'è Pescara, ecco che riparte con un calcio, c'è una presa precisa per l'estremo. Adesso di nuovo un calcio di spostamento. C'è un po' di baruffa e giustamente c'è il giocatore del Sulmona che spinge la palla fuori in touche in un momento così disordinato, quindi c'è una rimessa in touche da parte del Pescara. Pescara che si è presentato oggi qui a Sulmona con una compagine ben organizzata. C'è subito una palla presa a due da parte della touche del Sulmona. Ecco di nuovo un calcio a seguire, benissimo dal centro del Sulmona. Speriamo di approfittare di questa situazione. Di nuovo una presa da parte dell'ala, c'è una ripartenza. Ecco che. Eh sì, un fuorigioco netto, non ravvisato dall'arbitro, è clamoroso. Clamoroso, adesso c'è un gioco sporco, ecco, nella
in una fase di rack vista dall'arbitro, che fischia immediatamente un calcio di punizione in favore del Sulmona. Però venivamo da un'azione già fallosa, quindi c'era un fuorigioco non ravvisato, vero Nino? Sì, era l'uomo che è andato a placcare era davanti al calciatore, quindi quello è un fuorigioco, perché chi sta davanti al calciatore non può intervenire sul gioco se non viene superato dal calciatore, o se chi portava la palla non fa i 10 metri. Eh sì, ora è un fuorigioco netto. Comunque c'è una bella touche presa dal capitano del Sulmona. Vediamo questa touche. Ecco, palla presa dal Sulmona, messa a disposizione con la rack precisa, palla pulita, palla rubata, sì, ma infatti anche qui c'è stata una scorrettezza clamorosa. Eh sì, c'è una scorrettezza clamorosa, non ci fanno giocare, palla rubata e niente, c'è il calcio di punizione, vediamo cosa decide. Sì, sceglie per la strada dei pali. L'arbitro signor Mandorlini dell'Aquila. Signor Mandorlini dell'Aquila, quindi anche abbastanza esperto, dico, l'arbitro. Sì, è da parecchio tempo che calca i prati del rugby, i campi del rugby. Sì, ecco che nel frattempo approfitta anche per ammonire i giocatori del Pescara. Sì, perché sono due punizioni di seguito che fanno allo stesso modo, cioè prendono la palla, giocano la palla con le mani in rack, che è una cosa che non si può fare. Gioca antisportivo. Ecco, c'è il calcio di Alessio. Niente, esce alla sinistra dei pali. La forza c'era, non la precisione. E quindi si riparte dai 22. Ecco che c'è la ripartenza, di nuovo palla ripresa benissimo, c'è adesso palla messa a disposizione da Emanuele Mischia, benissimo, strappiamo, ecco, vediamo che spinge la Mull, Mischia in avanzamento, perfetto, ecco qui la palla. Il vantaggio perché hanno fatto crollare la Mull, giusto? Ok, punizione, dai, calcio la palla, punizione. Beh, un calcetto a seguire. Vediamo cosa c'è un momento. Sì. Anche se poteva continuare a lasciare il vantaggio. In questo caso doveva lasciare il vantaggio perché c'era l'apertura nostra che stava in linea di meta. Va bene, dai, però ha fischiato, probabilmente non ha visto che il nostro stava in vantaggio e quindi ha optato per fermare il gioco. Eh sì. Ecco che di nuovo scegliamo la via per i pali. Ecco che l'arbitro indica, fa il giusto segno verso i pali. Ah, noto che c'è anche oggi in campo Evangelisti, Raffaele, quindi la sua prima partita, la partita d'esordio in Serie C. Col numero 21 c'è Raffaele Evangelisti, la sua partita d'esordio. Ci aspettiamo grandi cose da lui. Eh sì, adesso c'è la palla in mezzo, perfetto. Quindi si ritorna sul punteggio in parità per 3-3. Siamo intorno al sesto, settimo minuto della partita. C'è stato, vedo che in questi primi minuti iniziali c'è un gioco un po' sporco, una serie di calci, non c'è un gioco organizzato sia da parte del Sulmona che del Pescara, ma più del Pescara vedo calciare nella compagine del Pescara anche uomini di Mischia. Perché c'è perché quando c'è la pressione si sentono pressati e vedi come vengono imbracati. Avanti, bravo. Sì, Sabio l'ha visto immediatamente, quindi c'è una Mischia in favore del Sulmona.
Bene, bene, con la pressione ci siamo. Sì. Speriamo che rimane la concentrazione e la pressione così. La partita la facciamo nostra sicuramente. Ecco, vediamo i due pacchetti che bene da questa posizione in questo momento. Ce l'abbiamo proprio davanti. Vediamo bene come si organizza una mischia ordinata. Bene, c'è l'introduzione, palla benissimo recuperata per fortuna. Niente, c'è della mischia, non reggono i piloni del Pescara, quindi si ripete la mischia. Oggi, anche se non è una bella giornata, c'è comunque una buona presenza di pubblico. Sì, vedo che c'è stato parecchio pubblico, adesso comincia a essere più seguita la nostra squadra, eccola, brava, bravo, bravo così, ottimo calcio di spostamento. Sì, c'è, ecco, Di Buccio, perfetto. Oh, c'è stato una ripartenza da parte del pilone del Pescara, ecco, che riescono a tenere una buona rack. Ecco che c'è l'apertura con un calcio di spostamento, di nuovo Di Buccio sul pallone, perfetto, ecco che riesce a spaccare e parte Di Buccio, grande Di Buccio, benissimo, che va, ecco, in mezzo ai pali, grande, grande, grande Di Buccio, che riesce a spaccare la linea di difesa del Pescara e si porta quindi al centro dei pali con una stupenda meta. E bene, non ce l'aspettavamo, ma ci voleva. Vabbè, però lo sappiamo le potenziali di questo ragazzo, che quando prende la palla in velocità è difficile che lo riescano a fermare. In effetti l'abbiamo visto le altre domeniche, sempre così, quando lui prende la palla è come una scheggia. Sì, lui è velocissimo, ma poi ha la più grande qualità di Alessio, è che riesce sempre a spaccare il placcaggio, che è una cosa, come diceva Forcucci Giovanni in una precedente partita, diceva che era l'unico giocatore che continua a pestare sui piedi quando lo placcano, e quindi riesce a rompere sempre il placcaggio. Sì, quando viene fermato riesce sempre a spingere, e quindi a quel punto gli avversari cedono e quindi lui riesce a ripartire. E c'entra anche i pali, benissimo, quindi sono 7 punti e porta il Sulmona sul 10-3, quindi perfetto, così la squadra prende fiducia dei propri mezzi, anche perché il Pescara è veramente una squadra alla portata. Sì, senza dubbio, anche perché il Pescara è... Anche l'anno scorso abbiamo fatto un risultato, quindi diciamo che è la nostra portata. Bene, 10-3 quindi per il Sulmona. Ecco di nuovo il calcio di inizio da parte dell'apertura del Pescara. Ottima presa a due mani dal grande Fabio Pingue. Palla messa a disposizione, si è scivolata. Ecco che la palla esce. Benissimo, ha fatto bene a tenere la palla Marco. Ecco adesso la rack, perfetto, c'è la ripartenza, bravissimo, di nuovo. Eh sì, stava fuori gioco, quindi c'era il vantaggio, benissimo, buono l'arbitraggio. Quindi c'è un calcio di posizione in favore del Sulmona, e quindi ci fa respirare. Va bene, adesso prendiamola tu. No. Tuscia che non prende, però c'è comunque un passaggio in avanti, nettissimo, passaggio in avanti, e quindi c'è la mischia in favore del Sulmona. Siamo sereni. Dai Sulmona, dai. Bene, adesso ci godiamo questa mischia da vicino, vediamo se riusciamo anche a sentire i comandi dell'arbitro, anche per i telespettatori che non sono vicini a questo sport.
riescono a vedere bene questa situazione, quindi facciamo silenzio per vedere se sentono i comandi dell'arbitro. Ecco, di nuovo riproviamo a fare il pacchetto. Lega, via, fermi, fermi. C9. Perfetto, ecco la palla presa dal Sulmona, palla fuori. Ecco l'apertura. È stato un buco, bravissimo Lucci, bravissimo Lucci. Ecco, c'è di nuovo la ripartenza da parte dell'estremo. Ecco Paolo che riesce a rompere comunque il gioco. Niente, c'è, sì, giustamente palla tenuta, era solo, non c'era il sostegno e ha tenuto la palla e giustamente l'arbitro fischia il punizione contro. Quindi c'è il punizione, il Pescara guadagna una decina di metri, si porta quasi sulla linea dei 10, no, si porta proprio sulla linea dei 10, oltre la linea dei 10, per una touche a proprio favore. In linea proprio con la panchina del Sulmona Rugby, dove vediamo c'è il presidente, il grande Franco De Bonitatibus, che dà le indicazioni ai ragazzi che sono in panchina, sempre attento, sempre vigile. Ecco che c'è, ecco, un momento delicato, c'è la mischia che avanza da parte del Pescara, l'apertura, salto del centro, per fortuna c'è un passaggio non corretto, quindi c'è un avanti e usufruiamo di questa mischia. Per fortuna, perché era un momento delicato, anzi avevano tutti i tre quarti schierati per bene. Sì, sì, erano loro in superiorità numerica, perché tutti i tre quarti erano schierati bene e noi stavamo, i nostri stavano pure a coprire dall'altra parte dove stavano facendo quella mulla avanzante prima. Eh sì, bene così. Bene così, quindi ripartiamo con una mischia ordinata. Parte del Sulmona. Palla introdotta, ecco palla pulita, palla fuori, bene, con un calcetto a seguire, un buon calcio, ottima palla, così ci riporta nella metà campo del Pescara, oltre i 10 metri, sì. Bene, quindi settimane rugbistiche pure da parte a livello nazionale con l'Italia, dopo la sonora sconfitta con l'Australia abbiamo sorriso ieri per vedere la vittoria dell'Italia contro le Fiji. Sì, loro sono stati molto scorretti, si è giocato a un certo punto lì, quasi alla fine del primo tempo, con quattro persone di meno loro erano. Sì, però nonostante il gioco al rugby 15 contro 11, abbiamo rischiato anche di... Perché loro non mollavano, però erano giusti tutti i cartellini, perché erano molto scorretti loro. Sì, quindi un momento magico per il rugby in questo momento, con queste parti dell'Italia. E a seguire anche qui sui campi dell'Incoronata vediamo una magica Sulmona che in questo momento è in vantaggio contro il Pescara per 10-3. Vedo che comunque non si accordano quasi mai con queste mischie. Bisogna sempre fare una doppia introduzione quasi. Sì, perché vedi, ecco, no, adesso va da... Sì, gli ha fischiato un'introduzione storta. E quindi c'è un calcio di punizione, un calcio libero in favore del Pescara. Vediamo cosa decidono di fare. Sì, ecco infatti che c'è la ripartenza. Con un bel up and under, bellissimo palo, ottima palla, ecco che la dà a disposizione, perfetta, c'è il vantaggio, sì, c'è stata una scorrettezza in mischia, quindi
Un tallone, un ingresso laterale. Sì, dalla gestualità dell'arbitro un ingresso laterale. Eh sì, perché l'ingresso può essere effettuato solo in maniera verticale verso la linea di meta. Sì, si dice che si deve entrare dal ghetto, sarebbe come un cancello, dritti nella rack. Allora è giusto, se entri fuori da questo ghetto, questo cancello diciamo immaginario, allora è un ingresso laterale. E così è stato, infatti l'arbitro ha punito i giocatori del Pescara con un calcio di punizione che ci fa riportare sulla linea di centrocampo. Per una touche a nostro favore, ecco, c'è la touche battuta bellissima, a due mani, presa da Manuele, con l'apertura. Benissimo, c'è Maurizio che penetra, palla a disposizione, bellissima. Ecco la ripartenza di nuovo con la mischia, ottimo con il pilone. Ancora, terza fase. C'è sta prendendo le misure al Pescara, eh sì, c'era un fuorigioco netto. Sono sempre le stesse punizioni che fanno, sempre gli stessi fuorigioco. Ecco, vedi, sta indicando che sono quattro volte. Vedi, fuorigioco. No, sta solamente ammonendo, sta avvisando l'arbitro, sta avvisando il capitano che sicuramente la prossima volta prenderà provvedimenti. Eh sì, anche se secondo me era il caso che li prendeva da subito, perché ormai gli ha fatto i segni 1, 2, 3, 4 volte, sempre lo stesso fallo, quindi a quel punto si doveva prendere un po' prima provvedimenti. Esatto. Va bene così. Sì, certo, va bene così. Adesso abbiamo Di Buccio che segnala di calciare mezzo i pali. Questo fa piacere, insomma, anche perché Di Buccio dimostra di avere anche una certa consapevolezza dei propri mezzi, no? Parliamo che stiamo a centrocampo, quindi una bella distanza, no? Per un calcio piazzato. Sì, sì, sicuramente, però lui abbiamo visto che anche altre volte ce la fa. Bene, vediamo se riusciamo ad agguantare altri tre punti preziosi. La potenza c'è, è peccato per un pelo è passata da sotto. Ma infatti c'è stato, sì, c'è stato un momento particolare perché la palla non è entrata nei pali, però c'è stato un nostro giocatore che ha preso la palla e l'ha schiacciata in meta. Eh sì, doveva essere meta. Bene, di nuovo Pingue con una penetrazione bellissima. Ecco, bello, ecco c'è. Eh sì, di nuovo una scorrettezza, esagerata. Infatti, ecco qui l'arbitro che prende, credo che sta prendendo il cartellino. Eh sì. Anche perché l'aveva avvisati, quindi a quel punto deve per forza prendere provvedimenti. Bello pure il fatto che tira il cartellino proprio al capitano, che era l'unico che l'aveva avvisato direttamente. Ah, quindi c'è in questo momento il Pescara che gioca con un uomo in meno, quindi c'è una ammonizione temporanea di 10 minuti. Ecco, bisogna approfittare adesso di questo momento, no? Sì, adesso bisogna spingere. Ecco, in effetti abbiamo preso la touche, vedi? Cercare di prenderla con due mani, magari fare una mula avanzante e poi magari giocare con i tre quarti. Sì, dai, adesso bisogna sfruttare questi 10 minuti, almeno per una meta. C'è un... non ricordo il nome, ma è un personaggio del mondo del rugby che dice: con un uomo in meno sono sicuri 7 punti in più. Però non è sempre così. Adesso c'è stata una touche storta. Sì, una touche storta e loro prendono la mischia, perché quando c'è una touche storta possono o prendere la touche o la mischia a loro favore. Loro hanno optato per una mischia. Eh sì, ecco, in una fase di gioco in questo momento non si doveva proprio fare una touche storta. Stavamo dentro i loro 22, quindi cercare di prenderla, come avevo detto, e cercare di fare una mula avanzante per arrivare quasi vicino alla meta almeno. Eh sì.
niente, quindi c'è una mischia ordinaria, ordinata del Pescara. Eccola qui, la palla è fuori. E niente, apertura calcio in touche, quindi ci riposizioniamo quasi sullo stesso punto della touche precedente. Vediamo adesso se riusciamo a giocarcela bene. Ecco la touche, ecco Sante Facchini, lancia la touche, bene, la palla comunque si è tuffato, anche questa è una cosa scorretta, comunque palla nostra. Eccola qui, ah, una brutta apertura. Ecco di nuovo Maurizio, oh. E c'è il passaggio in avanti netto, ravvisato dall'arbitro, ecco, che concede una mischia in favore del Pescara. Stiamo giocando male in questo momento, non siamo lucidi nonostante il vantaggio, vero? E forse quello è. Beh, che sono loro in 14, allora siamo un po', ci stiamo un po' lasciando andare. Sì, c'è poca lucidità. Ecco, c'è l'apertura da parte del Pescara, bella apertura devo dire, bella apertura, però c'è stato un passaggio in avanti. Ecco, palla presa dal giocatore del Sulmona, cioè, neanche il vantaggio ci ha dato. Palle uomo. Bene, adesso c'è un calcio a seguire, per fortuna. Ok, fase un po' diciamo disordinata, comunque ci riporta sulla linea dei 22. Sì, devo ammettere, c'è veramente poca lucidità. Sono delle giocate inventate all'ultimo momento. Queste giocate qui ti portano a degli errori, quelli che stiamo vedendo tutti quanti. Di nuovo quindi una touche da parte del Pescara. Clamorosa palla non presa. Ecco, c'è stata la... giustamente c'è il passaggio in avanti. Passaggio in avanti, quindi si riprende con una mischia in favore del Sulmona. Bambù a tuono, bambù! Mamma mia, che palla bruttissima. Bravissimo. Vai che va. È alto, porca miseria. Ecco, c'è il vantaggio. Buono. Grande meta. Ma è grande meta. No, niente. Non l'ha data la meta. No, non l'ha data. Niente. Era meta praticamente. Sì. Invece ci ha fischiato il vantaggio, quindi col punizione. La ripartenza immediata del Sulmona. È meta. Bene. Ottima meta. Ci porta quindi sul 15-3. Fabio. 15-3 per il Sulmona. Adesso vediamo se Alessio riesce a mettere la palla tre pali. Cino a terza centro, ma non era secondo. Ci proteggi quella palla, per favore. Ecco la rincorsa e palla nei pali, perfetto, quindi ci portiamo sul punteggio, il 17-3 per il Sulmona. Le palle,
Oggi in campionato credo che ci sia anche uno scontro al vertice tra il Gran Sasso e il Paganica. Sì, questa è una partita veramente interessante, no? Sì, 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 anche perché sono le due squadre che secondo me si battono per passare. E domenica scorsa il Gran Sasso è andato a vincere sul campo del Chieti, eh? Eh sì, sì, infatti una bellissima partita, mi hanno detto. Ah, bella palla a due, di nuovo ricalciata avanti. Ah, indecisione incredibile da parte dell'estremo del Pescara. E quindi c'è la decisione da parte, giustamente c'è la scelta della Mischia su un avanti nettamente fuori. Sì, c'è la decisione di scegliere una Mischia da dove è partita la palla, oppure la Tucci da dove è uscita la palla fuori. Benissimo, quindi c'è una Mischia in favore del Sulmona, una Mischia ordinata, vediamo. Eh sì. Ecco, bellissima palla fuori. Beh, la palla messa a disposizione, va bene comunque così, riportate e non perdere l'ovale. Bene, 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 guadagniamo terreno, bravissimo Adriano Gianmarco. Ecco l'apertura, dai, bravissimo, dai, bravo, bravo. No. Gli ha fischiato un avanti clamoroso che è inesistente, incredibile. Eh sì, questa è clamorosa. Ottima giocata, hai visto sul centro che si smarca dalla palla al mediano di Mischia da solo davanti ai pali, ci fischia un avanti impossibile, non c'era proprio. Eh sì, non c'era proprio, speriamo che il signor Mandorlini si rivede la partita, eh? Così si renderà conto, no? Ecco qui, palla liberata sull'area, vediamo se riesce a prendere la Tucci, no, la prende, benissimo, ecco Di Buccio che riparte, bene che apre, no, placcaggio alto, ecco che c'è l'apertura comunque, ma la ripartenza, di nuovo la palla del Sulmona, palla rubata, ecco che c'è, ma no, ci ha fischiato un fuorigioco, che dopo almeno due o tre scorrettezze da parte loro, incredibile, neanche il placcaggio al collo è riuscito a vedere il signor Mandorlini, ma clamoroso all'incoronata, non al Cibali. Vorrà dire che gli faremo una cassettina al Mandorlini e gliela mandiamo a casa, no? Ah, ma se vuole la può rivedere, tanto lui è dell'Aquila, Onda TV si vede dell'Aquila, la può vedere tranquillamente. Ah, bene, sentirà anche i nostri commenti, vorrei sapere quello che ci risponde. Vabbè. Va bene. Bellissima Tucci sotto la nostra postazione. Vediamo cosa... Stortissima. Eh sì, si opta per la Mischia. Ci ha messo anche un po' a fischiare Mandorlini, eh? No, aveva fischiato, però era troppo lieve. Ha fischiato subito, però era troppo lieve. Non era sicuro. No. Vabbè, c'è una Mischia quindi in favore del Sulmona. Eh sì, c'è una spinta prima dell'introduzione. Ecco che l'arbitro ristampa il punto.
e chiede di non spingere prima dell'introduzione, prima dei tre comandi. Quali sono i tre comandi, Nino? Ricordaci. Bassi, legati, via. Poi dal momento che la mischia è stabile, l'arbitro dice al 9, dice sì 9, vuol dire deve mettere subito la palla dentro. Eh sì, palla persa dal Sulmona. Un buco, bravissimo, riusciamo a fermarli, di nuovo una racca da parte del Pescara, ecco che c'è una ripartenza in due, di nuovo una racca, bella contro racca che ci fischia contro, ci fischia contro, chiama anche il capitano. Cioè, praticamente sta dicendo all'arbitro, da qui si sente la nostra postazione, c'è stata un'entrata laterale, dice che praticamente l'uomo l'ha ammonito immediatamente sul primo nostro fallo. No, non era un'entrata laterale, era una contro-rack, come hai detto tu, era una contro-rack. Certo. Lui il 12 ha spinto direttamente l'avversario, era una contro-rack, ingresso laterale si indica quando non entra dal gate. Esatto, infatti era esattamente una contro-rack, però vorrei anche dire che il signor Mandorlini sul nostro primo fallo ci caccia un giallo, mentre a loro li ha avvisati ben 4 volte e per dargli un giallo. Vabbè, questo poi cosa devo dire, sono le regole del gioco che vengono praticamente attuate in maniera... Vabbè, palla rubata in touche. Ah, non so adesso cosa vuole. Ha dato un vantaggio probabilmente su un passaggio in avanti. Sta chiedendo al giocatore del Pescara cosa vuole. Se vuole la touche. No, un punizione. Bah. Un punizione di seconda. Non abbiamo capito il motivo. Se era un fuorigioco. Hanno parlato per... Ah, ecco. È chiaro, e infatti arriva Di Buccio per cacciarla direttamente in touche. Di seconda, però adesso va in touche, la punizione, la touche viene rimessa dal Pescara. Beh, buona touche, buon calcio da parte di Alessio, ci riporta sulla linea di centrocampo. Guarda lì, si frega sempre i metri! Ecco la touche, quindi sulla linea del centrocampo da parte del Pescara. Stortissima. Questo cazzo di fischietta, stortissima. E quindi c'è il Sulmona che sceglie la mischia. Mischia ordinata. No, la mischia che si fanno male, se fanno male. Beh, devo dire che comunque stiamo comunque mantenendo la partita, c'è un po' di disordine nella scelta delle giocate, stiamo subendo adesso un po' sulla mischia chiusa, non so adesso cosa abbia fischiato, se ha fischiato una palla storta, non si è capito. Ecco che c'è l'attacco da parte del Pescara, riesce a prendere una touche nei nostri 22. Sì, la touche è nostra, loro prendono la touche nel 22, chiaramente la touche è la nostra. Palla al pilone del Sulmona, ecco che c'è la spinta da parte del pacchetto del Sulmona.
C'è una mulla in questo momento, c'è una mulla. Da qui si può notare anche che il pacchetto del Pescara è più pesante, infatti qui riesco a rubare la palla, c'è l'apertura. E c'è la meta, c'è la meta. C'è la meta da parte del Pescara. C'è stata una buona apertura. E non ci voleva questa meta adesso. Non ci voleva, però è stata una bella giocata per i tre quarti. Si sono aperte la palla bene. Si sente la mancanza dell'uomo nostro che era il tre quarti, visto? Eh sì. Sì, sì, è mancato proprio l'uomo del secondo centro, che in questo momento è fuori per un giallo. E quindi il Pescara si porta su 17-8. 17-8, vediamo adesso cosa riesce a fare il calciatore del Pescara. Posizione non favorevole, abbastanza angolata. Ecco che c'è la concentrazione da parte del calciatore. La rincorsa. Ma bene, bene, ha preso direttamente il cunetto. Vabbè, ci si è dovuto anche concentrare. Eh sì, se no se tirava subito forse non lo prendeva il cunetto. Meglio così, quindi il punteggio rimane invariato. 17-8 per il Sulmona. Ecco che c'è praticamente un cambiamento all'interno della formazione del Sulmona, scusate, nei ruoli. Ecco c'è la battuta d'inizio, passaggio in avanti, comunque c'è perfetto. Un vantaggio concesso a Sulmona. Non ha segnalato neanche l'avanti, eh sì. Eh sì. Vantaggio che già c'era, perfetto. Bene, quindi c'è stato il vantaggio, il punizione concesso, subito ne approfittiamo per un calcio di punizione centrale, quindi dovrebbero essere tre punti certi. Così ci portiamo su un punteggio rotondo di 20 punti. Ma è difficile adesso sbagliare questi calci, ormai devo dire che è veramente una certezza. Ed infatti è così. Palla al centro dei pali, benissimo. 20-8 per il Sulmona alla chiusura del primo tempo. Quindi torniamo negli spogliatoi. No, non è finito. No, ha fischiato. Ah sì, è finito. Sì, è così proprio. Bene, torniamo negli spogliatoi con un punteggio per 20-8 per il Sulmona. Ci vediamo per il secondo tempo, grazie. Gentilissimi telespettatori, siamo qui sempre sui campi dell'Incoronata per l'incontro valevole del Camiese Serie C1 tra il Sulmona e il Pescara, secondo tempo. Il primo tempo si è concluso con un punteggio in vantaggio a favore del Sulmona per 20-8. Una partita un po' disordinata, in fasi un po' alterne. Poi verso la fine del primo tempo c'è stata comunque una reazione da parte del Pescara,
però è stata abbastanza continuata sul Mora. Vediamo cosa succede nel secondo tempo, Nino. Sì, adesso vediamo, adesso si riparte. Calciamo noi. Eccolo. Ottima presa. Ah, c'è un'indecisione da parte di Gio del Pescara, bellissimo, poi c'è ruba una palla. Ah, grande, grande Alessio, grande, vai in mezzo ai pali Alessio. Grande Alessio, grande meta, palla rubata. Grande Alessio per queste cose, guarda. Bellissima meta, quindi ci portiamo subito immediatamente all'inizio del secondo tempo sul 25-8. Peccato Alessio poter arrivare fino al centro dei pali, no? Va bene, però va bene così. Ah, vuole provare di calciare su quella posizione, no? Sì, sì, sicuramente. Se no dice dai mezzi pali, dopo due punti tranquilli, invece così. Vabbè, vediamo adesso. Vediamo adesso se riusciamo ad agguantare altri due punti grazie a Di Buccio. Ecco. Ecco che prende i giusti passi per la distanza giusta. Ecco il momento di concentrazione con la rincorsa. Grande, grande Di Buccio. Palla in mezzo ai pali. Bravissimo, quindi immediatamente sull'inizio del secondo tempo ci portiamo subito sul 27-8 per il Sulmona. Benissimo. Ecco che c'è il calcio da parte dell'apertura. Gino chiama la palla, bellissima palla, due mani. Ecco che rompe la mischia, bravissimo Gino, tiene la palla. Ecco che con gli amici, perfetto, fa la sua racca, palla che esce storta. Eh sì, c'è stato un fuorigioco non ravvisato dall'arbitro, diciamo netto. Perché probabilmente era dall'altro lato. Per fortuna c'è stata, dopo una ripartenza da parte del giocatore del Pescara, c'è stato Sante Facchini che è riuscito a stoppare la palla e comunque a farsi trascinare in touche, ha fermato il gioco, perfetto. È rientrato anche Maurizio, quindi il nostro secondo centro. Sono scaduti 10 minuti di tempo per la munizione. Ecco che c'è la touche. Ah, palla rubata da noi, perfetto. Ecco la nostra rack. Ecco l'apertura e immediatamente il calcio in touche. Perfetto, 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 perfetto. Eh sì, c'è una touche. C'è una touche da parte del Sulmona, scusate, del Pescara. Eccola qui, mamma mia Tosti, è proprio storta, incredibile. E infatti subito c'è la scelta della mischia ordinata da parte del Sulmona. No, non può spingere, beh dai, infatti c'è subito punizione da parte del Sulmona, ripartenza, c'è il vantaggio perché non stanno a 10 metri, ecco Pingue, bellissima penetrazione, palla messa a disposizione, ecco di nuovo la ripartenza da parte, placcaggio altissimo, placcaggio alto, bella mischia, ecco bellissima, bella mull del Sulmona. Mamma mia, abbiamo guadagnato 10 metri. No,
l'otto non può stare là, l'otto non può stare là. Ecco. Dai, facciamo uscire la palla adesso, facciamo uscire la palla, se non ci va più male. Conosca! Sì, c'è il turnover, la palla non esce fuori. Nonostante avevamo guadagnato 10 metri, anche più, c'è la mischia. Facciamo le nacche, non giochiamo in piedi, non siamo capaci. La regola è che dice che dopo una mulla avanzante, se si ferma, bisogna far uscire la palla, non può fermarsi e ripartire. A quel punto l'arbitro, se la palla non esce, da un turnover, vuol dire da una mischia all'altra squadra. E infatti è così, è stato mischia in favore del Pescara. Cioè la ripartenza immediata del Pescara, c'è stata giusto una giusta punizione fischiata contro il Sulmona. Ecco immediatamente una bella racca, devo dire, palla pulita. La ripartenza del pilone del Pescara. A terra, quello deve andare giù adesso, deve andare giù. Sì, sì. O giù lo tengono in piedi e non lo fanno muovere, in modo che facciamo il turnover. No. Quello. Ecco, benissimo, il turnover anche, anche in nostro favore, quindi c'è la mischia in favore del Sulmona. Palla non uscita. Entra Emanuele, esce Giampiero. Giampiero esce. Giampiero. Emanuele. Riccardo a seconda. Mauri a terza linea. Melà. Primo centro, Emanuele secondo. C'è stata una sostituzione nel frattempo. Quindi c'è una sostituzione, un cambiamento proprio in formazione. È entrata il nuovo secondo centro. E il secondo invece è stato spostato come terza ala. Ah, palla rubata parte del Pescara. C'è la ripartenza della terza, no, incredibile. Brava di la palla, buona, ottima, ottima. Ecco di nuovo la ripartenza. Beh, il placcaggio, benissimo, benissimo. C'è un momento, ecco, un po' di disordine. Riparte di nuovo la mischia del Pescara. Prova a sfondare i nostri avanti. Ancora la mischia, c'è il vantaggio, sì, l'arbitro effettivamente c'era il fuorigioco, vediamo se concede il vantaggio, niente, c'è. Di nuovo palla per il Pescara, ecco di nuovo la partenza da parte del pilone, bel placcaggio di nuovo, e ritorna sui suoi passi l'arbitro, quindi aveva un vantaggio. Aveva concesso il vantaggio al Pescara, infatti concede quindi il calcio di punizione. Vediamo adesso cosa decideranno. Sicuramente ripartono con la mischia, che sono a 5 metri dalla linea di meta. Sicuramente palla a lui. Ah, ma c'è stato anche il cartellino giallo. Ma no, è incredibile comunque. È incredibile per un fuorigioco. Mandorlini, è incredibile, no? Vabbè, ma come si fa? Eh sì, c'è la ripartenza da parte dei giocatori del Pescara. Quasi un mezzo velo, direi io, che c'è stato, eh. Ecco che riesce a sfondare, va in meta. Riesce ad andare in meta il Pescara, quindi si porta sul 20-13. E non ci voleva questa meta, vero Nino? Sì, sì, ma cioè, non capisco la munizione del giocatore, non riesco a capire.
c'era stato un fuorigioco sicuramente, voglio dire. Allora qua non dovevano giocare quelli del Pescara, secondo me, perché se tu vedi su ogni rack nostra loro stanno sempre in fuorigioco. Allora su ogni fuorigioco ne caccio uno fuori. Anche perché quello era il primo, non è che era un susseguirsi di fuorigiochi, dici sulla linea di 5 metri. Sì, stiamo giocando, è vero questo. È un susseguirsi di fuorigioco, a quel punto o gli dai metà tecnica o sono calci il giocatore, ma quello è il primo. È il ma primo sì, ma infatti, come abbiamo già detto nel primo tempo, il loro giallo gli è stato tirato fuori dopo 4 avvisi da parte del signor arbitro, invece da noi dal primo fallo subito il giallo, già nel primo tempo e anche qui nel secondo tempo. Sono cose che io sinceramente non concepisco. Beh, avrà le sue motivazioni, non lo so, perché non c'è altro commento da fare. Vabbè, comunque, anche il calcio di punizione entra nei pali, quindi il Pescara si avvicina al risultato, ci portiamo quindi sul 20-15. Dai, Simona! Sul 20-15. Ecco che adesso c'è il calcio che non supera la linea di 10 metri e quindi c'è una rimessa con una mischia a centrocampo. Cambio arbitro. Eh sì, si riparte quindi con una mischia ordinata in favore del Pescara. E il Pescara che ha preso un po' di energie, giustamente, sente il risultato vicino. Siamo, vi ricordo, sul punteggio di 20-15 per il Sulmona. 27-15, sì. Arbitro, è storto, arbitro! C'è l'affossamento, fa ripetere la mischia sempre in favore del Pescara. Ecco che si aspetta che si alza la seconda linea del Pescara. Palla fuori, una bruttissima apertura, vediamo se approfittiamo di questo momento. Ah, c'è un calcio. Va bene così comunque in questo momento, quindi c'è la touche in favore del Sulmona. Giustamente in una fase di pressione, sotto pressione, il Pescara non poteva fare altrimenti. Anche se magari avrei optato per un calcio lungo alto, però se proprio dovevo farlo. Secondo me gli è uscito così, forse lui voleva calciare l'altro, perché col piede si è sbilanciato. Si è sbilanciato. E quindi c'è la touche da parte del Sulmona. Vediamo anche il presidente. Il mister, scusate, è un po' preoccupato in panchina. Ecco, c'è un vantaggio da parte dell'arbitro. Il corridoio. E infatti ecco qua. Ecco qua, c'è il punizione a nostro favore. E dicevo, vedo il mister un po' preoccupato in panchina. Franco De Bonitati, in questo momento la partita. Palle uomo. Bene Emanuele, grande così, dai, sostegno, eccolo qui, di nuovo rack, di nuovo. No, questo se l'è inventato proprio questo tenuto. Vabbè, comunque c'è. Buona, ottima, è bravo. Bene, bravo. Ecco che il nostro mediano di mischia riesce a penetrare nella mischia avversaria. Compensa quello di prima. Bravissimo Pingue che riesce a bucare. Di nuovo racchio per il Sulmona.
bellissima anche questa quarta fase, bellissima, c'è l'apertura, bravo, bravo, buon calcio di spostamento, dai, bisogna prenderlo lì, bisogna prenderlo lì, sì. Di nuovo la palla per il Sulmona, ecco qua di nuovo Racche, dai, apertura veloce. Ecco la palla, dai, tutta lì. No. Ah, bella palla rubata da Alessio, grande di Buccio, grande di Buccio. Grandissimo, grandissimo. Grande, grande palla rubata. Incredibile, questa è da rivederla al rallentatore, eh. Domani sera con il replay la vediamo. Andiamo avanti. Sì, domani sera, perché la partita di solito viene trasmessa il lunedì. Lunedì sera verso le 21.45, dopo lo sport. Perfetto. Questo vale per tutte le partite, dicono? Tutte le partite che si giocano in casa, perché solo quelle che si giocano in casa vengono trasmesse. Bene, comunque a questo punto della partita altri 5 punti entrano nel nostro salvadanaio, quindi diventano 27-5, 27 più 5, andiamo a 32, a 15, sì, 32 a 15. Vediamo adesso cosa riuscirà a fare da quest'altro lato invece di Buccio. Dovrebbe essere la sua posizione geniale visto che è destro. Bravissima, bella potenza, però non c'entra i pali, no. Non c'entra i pali, il risultato rimane quindi fermo sul 32 a 15. Ecco che sentiamo dagli spalti il capitano del Pescara che incita i propri giocatori. Calciano sui tre quarti. Bella presa a due da parte di Emanuele, bravissimo. No, palla buttata così. Bravo. Bravo Alessandro Lucci. Bravissimo. Per fortuna c'è lui. Calcia la palla in touche, viene sì, viene giustamente la touche viene rimessa dal punto dove è stata calciata. Perché gli è stata portata noi. Ma gli è stata passata da Alessandro Lucci. Ma da dentro i 22 però. La palla non l'ha presa dentro i 22 il nostro quando sì, è calciato. Sì. Quindi se la palla viene calciata e il nostro la prende dentro i 22, l'hanno calciata loro, poi io la posso pure passare al mio dentro i 22, lui può calciare fuori. Se la palla è stata presa fuori dai 22 e portata dentro dal nostro, allora è giusto. Quindi un altro errore del... Non sono sicuro, però mi sembra che la palla, il nostro Emanuele, mi sembra che l'ha preso dentro i 22 quando hanno calciato loro. Eh sì. Non sono sicuro. Poi c'è il Pescara che sta spingendo adesso, in questo momento. E si fa sentire, vedi, si fa sentire l'uomo in meno. Mamma, bellissima apertura, del bel placcaggio. Bravo. Ci voleva questo bel placcaggio. Quello era avanti, la raccolta da per terra. Meta. Sì, ha dato la meta, ma era avanti, perché quello di Pescara gli ha caduto la palla raccolta e l'ha messo dentro la meta. Però meta. Probabilmente era coperto dal giocatore. Gasatissimi questi del Pescara in questo momento, eh? Dobbiamo preoccuparci. Sì. E si portano su 32 a 20. Sì. Ricordiamoci che stiamo giocando un uomo in meno comunque. Sì, sì. Adesso è finito il tempo. Adesso dopo il calcio dovrebbe rientrare il nostro. Vediamo la concentrazione da parte dell'apertura del Pescara. Beh, si è concentrato bene per fortuna.
Quindi rimane così invariato il risultato, 32 a 20. 32 a 20 per il Pescara. Ecco che rientra la nostra, il nostro pilone. Eh sì, si riequilibra un po' quella che è la mischia del Sulmona. Andiamo a rifare mo, Hai visto? Allora, ma hai visto che, come dico io? Ecco che c'è il calcio d'apertura. Bravissimo! Bravissimo! Preso lì sul posto. Grande! Sì, c'è stato un avanti, sì, sì, sì. Peccato perché... Bravo Bambu! Quindi c'è stato un avanti da parte del giocatore del Pescara, su una ripartenza, un peccato, volevamo sfruttare questa occasione. Sulla contro-rack abbiamo fatto l'avanti, perché vedi... No, stava raccogliendo la palla, campo libero, come l'ha presa gli è caduta davanti. Vabbè, c'è una mischia in favore del Pescara. Stiamo giocando dentro il loro 22, quindi sì, proprio... dobbiamo giocare così, dobbiamo giocare il più possibile nella loro metà campo. Ecco che c'è l'apertura, c'è il calcio liberatorio, vediamo cosa. Benissimo, palla in mano ad Alessio Bucci che riparte, c'è un calcio a seguire. Va direttamente fuori e si riparte da una mischia dove è stata calciata, sì, esattamente. Sì. Si riparte con una mischia da punto dove è stata calciata da Alessio Di Buccio, perché la palla è andata direttamente fuori oltre l'area di meta, oltre la linea del pallone di fondo, il pallone morto così chiamato, sì. Ecco, mischia del Pescara, c'è una ripartenza da parte della terza centro, poi la messa a disposizione, la vediamo. Bravissimo, bravissimo ancora, bravissimo, dai fuori, portalo fuori tu, bellissimo, bellissimo, dai, calcia direttamente fuori da intusce. E quindi ci riportiamo quindi sulla touche in favore da parte del Sulmona. Siamo nei loro 22, adesso bisogna rubarla, prenderla questa palla, non rubarla. Bisogna prenderla, sarebbe opportuno fare una bella mula avanzante E andare in meta. Eh sì, vediamo cosa sono capaci i nostri ragazzi. Vediamo se hanno ancora energie da spendere, no? Non dimentichiamo che il calcio è una bella mischia, cioè, stanno cambiando un pilone. No, si sta imbragando un pilone. Ah, ecco, sì, sì, forse è un problema con uno scarpino. Non fate partire il carretto. Sì, c'è l'apertura immediata. Sì, beh, ha fatto benissimo a tenere la palla. Però ha fatto bene a tenere la palla. Ecco che c'è la rack, c'è il sostegno. No, palla tenuta, gli ha fischiato un tenuto. Ma un tenuto, vabbè. Vedo che questo secondo tempo il signor Mandorlini sta fischiando un po' a senso unico, vero Nino? Non ti pronunci. Vabbè, ma dai, noi che ci interessa, noi possiamo dire quello che ci pare, figurati. Perché comunque io ho questa impressione. Non ci ha veramente fischiato un punizione, niente, nella maniera più assoluta. Vabbè, comunque, touche in favore del Pescara. Ecco la touche.
bellissima touche del Pescara, a due mani, messa a disposizione per la Mischia, che ripartono. No, palla fuori per fortuna. Bel placcaggio. Adesso ti faccio pure un uomo, vedete? L'entrata laterale ci ha fischiato, sì, dà un punizione al Pescara e viene battuto immediatamente. Va avanti, grazie, dobbiamo ringraziare la terza del Pescara, meno male. Di sua iniziativa ha fatto una ripartenza veloce, però poi ha fatto un avanti e quindi niente, per fortuna. E quindi c'è una Mischia in nostro favore. Speriamo che ci liberiamo subito da questa posizione. Bisogna andare via da questo. Sì, questo sicuramente adesso palla all'apertura che al centuscio fuori dal 25. E c'è la spinta. No! No, no, è impossibile. No, non ho capito questa qui adesso. Non l'ho capita. Hanno spinto prima dell'introduzione. Sì, secondo lui noi abbiamo spinto prima dell'introduzione, ha dato punizione di seconda a loro. Un calcio. Si scatta ancora. Eh sì, adesso c'è stata una scorrettezza secondo me da parte del pilone del Pescara. Voglio vedere l'arbitro cosa fa adesso, voglio vedere la sua decisione. Se c'è una scorrettezza lo dovrebbe cacciare fuori. Eh sì, ecco che lo richiama. Siamo tutti in attesa, in silenzio, della decisione dell'arbitro, non si riesce a capire. Non penso che... Ah, non gli ha fatto niente. È impossibile, non è giusto. Bene, comunque usufruiamo di questo calcio di punizione. Sì, però non è coerente perché lo doveva cacciare fuori. Come assolutamente sì. Ci allontaniamo da questo momento brutto. E quindi niente, ci allontaniamo da questo momento brutto e ci riposizioniamo sulla linea quasi di centrocampo. Ma è clamorosa questa decisione dell'arbitro, dopo due ammonizioni a noi, sia al Sulmona, esagerate, con un pugno vistoso, proprio era lì a un mezzo metro, non se l'è sentita, il signor Mandorlini tira fuori il cartellino e va bene, anche questa la facciamo passare, vabbè. Alzato il braccio, cosa... Si alza il braccio per dire ai tre quarti che non possono montare. Quando c'è il gioco della touche... Ecco che c'è un calcio... Una presa a due mani, centrocampo, vediamo cosa decide l'estremo. A testa bassa. C'è una ripartenza da parte del pilone adesso. Di nuovo la rack, benissimo, palla fuori. Ci sono i tre quarti schierati bene del Pescara, infatti ecco l'ala che si invola sulla linea. Ecco Di Buccio, bellissimo placcaggio, grande Di Buccio, grande. Vantaggio per loro. È fuori gioco, questo è un avanti, adesso gli fischia il punizione, vediamo cosa decide. E c'è il punizione, sicuramente per un fuorigioco, credo, no? Non lo so, è l'unica. Sì, dal movimento che ha fatto col braccio vuol dire che...
che non erano. E quindi niente, dobbiamo soffrire in questo momento della partita. Vediamo il Pescara cosa decide di fare. La gioca. Palla a disposizione del Pescara, di nuovo c'è l'apertura. Ah, è andata. Buono, la persa in avanti la palla. Sì. Bravissimo il placcaggio all'ultimo momento. Benissimo, riusciamo a salvare questa meta. Quindi c'è stato un passaggio in avanti e mischia in favore del Sulmona. Sì, mischia in favore del Sulmona. Siamo senza parole comunque, devo dire. Momento veramente, fase veramente delicata, molto delicata. Vedi quando poi riescono a influire tantissimo le decisioni arbitrali in una partita del genere. Sicuramente, l'arbitro può fare molto se vuole. No, niente, non si riesce a organizzare la mischia ordinata. Eh sì, c'è una meta, da parte del Pescara. Nella mischia, quando c'è un'imprecisione della palla, la palla deve uscire dietro, diciamo, le terze linee. Invece la palla è uscita fuori dal corridoio all'altro lato. La terza linea si è staccata, ha preso la palla e ha fatto meta, ma non è meta. Che quella si deve ripetere, perché la palla non è stata tallonata, come si suol dire, non è stata tallonata la palla. Quindi l'arbitro è uscito avanti i piedi suoi. Mamma mia. Ci portiamo quindi sul punteggio di 32 a 25 adesso. Giusto. Eh sì. 32 a 20, 32 a 25. Meno male che non c'entra i pali, quindi manteniamo il gap di una meta. 32 a 25, rimane fermo il risultato. Quindi siamo all'incirca, dovremmo stare che mancano 8 minuti quasi alla fine della partita, quindi c'è da soffrire. Ma speriamo adesso una prova di carattere da parte del giocatore Sulmona. No, di nuovo un errore. C'è una touche in favore del... Sì. Perché allora, se il giocatore del Pescara non giocava, c'era una mischia per loro, perché la palla non aveva fatto i 10 metri. Siccome il giocatore del Pescara ha calciato la palla, quindi diciamo che ha accettato il gioco, a quel punto è andata fuori e una touche a nostro favore. Ah, palla pure rubata in touche. Speriamo adesso in questa penetrazione, palla a disposizione da parte del Pescara e c'è una ripartenza sulla chiusa. Per fortuna visto dalle giocatore del Sulmona, cacciato di nuovo in touche. Ok, quindi ancora palla nostra. No, come palla loro? Perché il guardaline, se la palla la teneva il giocatore del Pescara? Touche loro, segnala il segnalino. Palla del Pescara.
anche il gioco del Pescara non sapevano che era la loro. Vabbè, ecco che c'è la battuta che storta, cioè, incredibile, guarda, incredibile, completamente storta. Lui l'arbitro era posizionato bene, si vedeva perfettamente che era storta. No. Pescara adesso che pressa giustamente, sta vivendo un buon momento. Palla messa a disposizione, di nuovo l'apertura. No, c'è fuori gioco. No, sta veramente esagerando. Decide il Pescara di calciare in tuscia. Ricordiamo che stiamo sul punteggio di 32-25, quindi è una fase veramente delicata, mancano in circa 5 minuti, 4-5 minuti alla fine della partita. Ecco che il Pescara sì che è storta, c'è Mischia in favore del Sulmona, non poteva non fischiarla adesso, cioè era clamorosa. Quindi Mischia in nostro favore. La mischia ordinata, vediamo adesso se riusciamo a prendere questa mischia. Ecco che spingono. No, ma quella non era fuori gioco da parte loro. A noi adesso gli ha fischiato praticamente un tuffo. Ma loro non erano in fuorigioco, erano anche loro in fuorigioco, però lui dalla parte nostra non vede i fuorigiochi. Ma dai, cioè è veramente esagerata adesso. Comunque per fortuna abbiamo questo calcio di punizione a nostro favore. Vediamo Di Buccio che prende la palla, la calcia direttamente in tuscia. Ci allontaniamo dalla nostra metà campo. Perfetto, ci riposizioniamo sulla linea dei 10. Sì, adesso bisogna prendere la palla, bisogna saperla gestire, bisogna cercare di far passare anche il tempo, no? Sì, sicuramente, però dobbiamo tenere la palla, giocarla con i nostri tre quarti, perché abbiamo i tre quarti veloci, quindi possiamo sicuramente andare in meta. Vediamo la touche, che ce l'abbiamo diritta sulla nostra postazione, bella touche centrale. Niente, ha fischiato l'avanti, l'ha già visto l'arbitro. C'è quindi un avanti da parte, c'è Pingue che mi sembra che abbia fatto avanti, sì. E quindi c'è una mischia in favore del Pescara. Per fortuna riusciamo a prendere questa palla. Un momento di confusione. È del Pescara la palla, sì, ma infatti si sono buttati, ma infatti è clamoroso. Ecco, ci vuole. Qui il cartellino giallo, il signor Mandorlini non lo tira fuori. Due di seguito, vedi? Sono due di fila che ne fanno, esatto. A noi uno solo, ne ha fatto la cosa. Cioè, a noi ci caccia i giocatori fuori per un fuorigioco, giustamente. E per queste scorrettezze, questi giochi antisportivi, se non Mandarlini il cartellino giallo non lo caccia. Vabbè, va bene. Vabbè, si decide per calciare la palla ai mezzi pali. È anche una giusta decisione, si perde tempo, si respira. Se facciamo i tre punti allunghiamo. Si riprende fiato. Oh!
Bel calcio potente. È avanti, giustamente. C'è un avanti, quindi c'è un avanti da parte del giocatore del Pescara. Abbiamo una mischia a 5 metri. Quello è una punizione, sì, perché è volontario. L'avanti, quello avanti raccoglie la palla per andare via, capito? Io calcerei in touche. No, mettiamo i tre punti. Mettiamo i tre punti. Andiamo a 10 punti di differenza, quindi l'ordine è sì che piazza, è sì che piazza. Non può tirarsi indietro per calciare. Forse sul punto devi tirare. Sul punizione no, deve calciare sul punto. Grande Di Bucci, grande Di Bucci. Benissimo, ci fa respirare, ci fa andare oltre il break e finisce la partita. Bene, bene. Partita sofferta nel finale, comunque contentissimo di questo risultato. Il Sulmona agguanta altri 5 punti, quindi si posiziona a 9 punti nella classifica del campione Serie C. Scavalca anche il Pescara in classifica. E siamo veramente tutti contenti, quindi il Sulmona, direi quasi ironicamente, il Sulmona batte Mandorlini 35-25. Va bene, ringrazio i telespettatori per averci seguito in questa bellissima telecronaca, mentre adesso vediamo, ecco, che i ragazzi salutano al centro del campo e naturalmente, finita la partita di rugby, tutti vanno in cucina per fare il terzo tempo, dove le cuoche già sono pronte e li aspettano con diciamo con le corne che hanno preparato in giornata. Di nuovo vi rinnovo i saluti, grazie di nuovo per averci seguito qui dai campi dell'Incoronata, buonasera a tutti, grazie. Sempre sull'ala, li vedi tutti, lo rivedi, se lo trasmettono di altri. Ecco. Siamo qui col capitano del Sulmona Rugby, con Di Buccio. Sorprendente partita, ma sofferta, vero? Sì, erano partiti con un buon passo, diciamo, alcune mete, alcune giocate buone. E solo che poi sono tipo i nostri soliti difetti, sono tipo addormentati, abbiamo cominciato un po' a subire e a prendere meta. Partita sofferta, anche bella partita, diciamo, nel rispetto di tutte le regole, tranne qualche situazione, però partita divertente, possiamo sempre migliorare. Speriamo in ritorno di fare una partita allo stesso livello con i nostri avversari. Beh, comunque diciamo altri 5 punti che si aggiungono alla classifica, no? Comunque un buon risultato. Beh sì, perché comunque sia abbiamo incontrato squadre, diciamo, le capofila di questa classifica e quindi adesso ci troviamo a avere alcuni punti con squadre, diciamo, più alla nostra portata e con cui, diciamo, giocare il rugby e non, diciamo, subirlo solamente. Va bene, grazie. Siamo con il capitano del Pescara Rugby. Una partita, anche a te la faccio la stessa domanda, una partita sofferta, peccato per il finale. Partita dura, faccio complimenti ai ragazzi del Sulmona, hanno giocato un buon rugby. La partita, sinceramente, noi eravamo venuti qua per imporci, invece nel primo tempo si sono imposti loro e poi in un secondo tempo siamo riusciti ad andare su col punteggio, però mai a superarli. Tanto rammarico per questo campionato, adesso ci rimettiamo sotto, un punto l'abbiamo messo in classifica e niente, si continua a lottare. Va bene, grazie. Basta.